Tutte le forme di solidarietà sono belle, buone e giuste, però vi devo dire la verità, io sono innamorato di un'iniziativa che solo a Napoli poteva nascere, sull'idea di quella mente che fruba sempre dell'assessore Alessandra Clemente. Cosa andate a pensare? Ha pensato di fare il giocattolo sospeso, che ricalca un po' quello del caffè sospeso, solo che invece col caffè voi sospendete, diciamo, il giocattolo. Perché? Perché non esiste un bambino al mondo, e quindi non esiste un bambino nostro, che non deve ricevere il regalo, il giocattolo per Natale. Allora, può capitare, no? Una famiglia sta in difficoltà, da superita, cioè, c'è la verità, può capitare proprio sicuro, può capitare spesso. Allora, chi ne ha la possibilità, va in un negozio di questi accreditati sul sito del comune, della pagina del giocattolo sospeso, va in questo negozio insieme al regalo per i propri bambini, lascia qualcosa, lascia in sospeso questo giocattolo che andrà a prendere qualche papà che in questo momento non se lo può permettere. E il bambino, che ne sa, bambino saprà che glielo regala il proprio papà, ma sentirà nell'aria che più di qualcuno, che il mondo gli vuole bene. Allora la mamma fa, tu dici, ma chi sono i Babbo Natale? Così tu si immedi Babbo Natale, solo che invece che da Polo Nord tu vieni a Caserta Nord al massimo, invece di venire con i folletti, con gli elfi, tu vieni fuori un negozio e dopo che rada i soldi fai pure selfie. Secondo me si deve fare, ragazzi, se facciamo questo andiamo a mandare meglio Babbo Natale.